Allora, ci sono alcune persone che ho sentito varie volte al telefono e che hanno annunciato l'intervento, però non mi individuo fisicamente. Una di queste è Grazia Anziotto. Non è arrivato? Ah, ecco, perché aveva annunciato il suo intervento. Allora, Giacomo Maneri. Io cedo prima il posto a Lilli Pruna perché troppi maschi stanno parlando. Va bene, mi confermo, va bene. Lilli Pruna è una sociologa dell'Università di Cagliari e tra l'altro la curatrice del rapporto sul mercato del lavoro in Sardegna. Ha scritto le classi, le seconde articoli per Serena 24. Grazie, intanto questa occasione mi sembra comunque un continuare e quindi è positiva. Gio Maria ha raccontato la storia giornalistica, no? L'aspetto giornalistico di questa vicenda. A me piace invece richiamare gli altri aspetti anche per la formazione professionale, quindi credo che un aspetto molto bello di questa avventura appena iniziata, ovviamente non soltanto siamo in vacanza, diciamo, quindi è solo interrotta temporaneamente. Un elemento bellissimo è stato quello della costruzione di una comunità invece attorno a questo giornale, una comunità di gente che pensa, una comunità non di pensiero ma di pensieri molto diversi, perché le opinioni sono state anche sempre molto differenziate, che ci ha fatto scoprire anche una ricchezza che francamente non sospettavo invece nel nostro territorio, una ricchezza proprio di pensieri, di riflessioni da parte di molte persone. Adesso voi mi scuserete, ma io, per alleggerire un po', vorrei anche dire che è stato per me sorprendente, per esempio, poter vedere, mi pare, ci sono due degli editorialisti di Sardegna 24 in sala a cui adesso mi sto riferendo, per esempio scoprire che noi abbiamo avuto in questa regione degli assessori bravi come assessori e che sanno anche scrivere molto bene, che scrivono delle cose, hanno scritto degli editoriali bellissimi, mi riferisco a Massimo D'Andrea ma anche a Carlo Mannoni per esempio, e non è una cosa così scontata perché io ho conosciuto molti assessori negli anni passati, soprattutto del lavoro, Giacomo Maneri lo sa, e francamente non sapevano scrivere ma neanche parlare, e quindi ci ha fatto scoprire invece un patrimonio che abbiamo e che potremmo valorizzare molto di più. E poi appunto uno slancio secondo me molto appassionato da parte di tanti nel presentarsi, nel proporre delle riflessioni, dei ragionamenti in una regione in cui su certi temi, come su molti altri, io seguo molti temi del lavoro, per cui da questo punto di vista l'ho noto molto, l'informazione non c'è e basta, non è che la cambiano, qualche volta la cambiano, l'ho pensato da poco, ha detto che per esempio l'occupazione è stata aumentata. Però l'Unione Sarda, lo sappiamo, oltre che pubblicare i necrologi, che è una grande ricchezza, è un patrimonio assolutamente inestimabile, ha anche un centro studi alle spalle, quindi studiano molto e pubblicano queste notizie, e nessuno in un altro giornale vi ha potuto dire il contrario, perché Sardegna 24 non c'era più, per esempio. Così come per esempio nessuno potrà dire a voi e ad altri che il piano straordinario del lavoro di questa giunta non esiste, perché non ci sono soldi, quindi è un piano straordinario che hanno impiegato 2 anni ad elaborare, è una rassegna di stupidità e anche incoerenti oltretutto, e non c'è una lira dietro, ma siccome non c'è Sardegna 24 in questo periodo non si può raccontare. Così come nessuno vi dirà che in Sardegna abbiamo l'Agenzia Regionale per il Lavoro, mi scuso se c'è qualcuno dell'Agenzia Regionale del Lavoro, ma ovviamente non ce l'ho con i dipendenti, ma ce l'ho col direttore, e che è una struttura ipertrofica, elefantiaca, che non serve a niente, che addirittura adesso è arrivata ad avere 150 dipendenti più o meno, di cui non si percepisce francamente
dell'utilità, ma non perché non servano loro, ma perché sono guidati da una persona che non sa assolutamente che cosa deve fare, se non naturalmente spendere una grande quantità di soldi pubblici, forse, vedremo se avrò ragione oppure no, per costruire la campagna elettorale per le prossime elezioni regionali. Tornare, perché ci sono troppe cose da raccontare e bisogna anche smettere di far passare sogni tranquilli a tutti quelli che da quando non c'è più Sardegna 24 ci sono tranquillamente acquietati, hanno smesso di controllare per esempio l'accesso notturno ai grandi ospedali sicuramente, così come ci sarà sicuramente uno schiavone scatenato in questo periodo a prendere appalti, bisogna che insomma che questa pace non duri a lungo, Gio Maria, quindi molti auguri a tutti quanti.